titolo è più lungo di tutta la relazione. Dunque, io partirò da un punto, diciamo, di riferimento un po' diverso. Il mio è grigio, è arido, non è fatto di colori, di tratti di matita, che abbiamo visto delle cose bellissime. Il mio punto di osservazione è quello dell'aziendalista, il ragioniere, per capirci, insomma, quello che si interessa all'organizzazione. Ho lavorato come consulente nel settore della moda, aziende che qui non sono presenti oggi, nel settore dei beni culturali, nei musei d'impresa, e mi interesso di metodologie di management, quindi in particolare la misurazione del capitale intellettuale. Quindi questo è il punto di vista che io vorrei toccare con voi. Voi non lo sapete, ma siete per noi un caso di eccellenza. Il settore della moda è uno dei pochi settori che ha dei dati che riesce a trasformarli in informazione e riesce a trasformarli in conoscenza. Per fare questo c'è un processo, voi ce l'avete nel vostro DNA, le imprese, le altre, vi stanno copiando. Quindi io vorrei richiamare la vostra attenzione su questa cosa. Cosa vorrei dimostrare? Tre cose sostanzialmente. La prima è che le aziende della moda sono aziende di know-how. Il secondo è che i giacimenti artistico-documentari sono elementi della gestione del know-how. Quindi se voi siete aziende di know-how e questa è la vostra ricchezza, se non lo misurate, non lo gestite, altro che crisi economica, diciamo prima. E tutto questo fa parte del capitale intellettuale. Quindi vedete, è un punto di osservazione distantissimo e differente rispetto a quello che ho sentito questa mattina, ma le mie sono delle provocazioni. Allora, che cosa sono queste aziende di know-how? Tanto sono un mix. Le aziende di know-how, per capirci, noi abbiamo tre grandi categorie. Le aziende di trasformazione. Entra il maialino e escono fuori le salsicce. Taylorismo puro. Complessità 1. Quindi un'azienda di quel genere che ha 100 persone vale a 100 come complessità. Poi abbiamo un'azienda di servizi, qui già un po' più complicato, che trasforma il valore nel tempo e nello spazio, assicurazioni, banche, queste cose qui. Qui diciamo che il fattore di complessità è 10. Quindi alla domanda, è più facile fare un orologio o è più facile fare una polizza assicurativa? È più difficile fare una polizza assicurativa, perché lì lo sforzo è tutto sul prototipo. Fatto il primo, a fotocopia, deve andare sempre uguale. Quindi tutta la teoria organizzazione, Taylor, queste cose qua. E poi invece alla fine abbiamo un'azienda di know-how. Voi, che sono aziende ad alto contenuto di conoscenze, ad alto contenuto di individualità, e insomma è elevata alla terza. Quindi se voi prendete un'azienda come la vostra, di 1000 persone, in realtà dovremmo metterci almeno 3 zeri vicino, per capire il livello di complessità. Però fortunatamente voi non sapete che avete questa complessità, quindi gestite, fate e tutto va bene. Però in realtà per chi vi guarda da fuori la situazione è assai più complessa. Due parole, se fate un parallelo con le aziende. Qual è il capitale sociale, quello che noi abbiamo come versato? Sono le persone, l'abbiamo detto, l'innovazione, la genialità delle persone. Qual è l'investimento? È quando io assumo una persona, prendo un nuovo stilista. Qual è il disinvestimento? Quando lo perdo, va la concorrenza, se ne va. Qual è la manutenzione? La formazione. Qual è la materia prima? Ecco, questa è una cosa che per esempio è difficilissimo da pensare. La materia prima non sono i tessuti bellissimi che avete o le pelli, i cuoi. È il tempo. Voi trasformate il valore del tempo. Sapete come fare una cosa, quindi quella stessa ora spesa da me, che non so fare le cose, da voi che sapete fare altre cose, vale molto di più. Tant'è vero che se ci pensate vi manca sempre il tempo per fare qualcosa. Cioè questa proprio la cartina al tornasole è questa. Cioè, purtroppo il tempo non è comprimibile. Sarà pure circolare, come diceva qualcuno, però non è comprimibile. Allora, se siete azienda della conoscenza, la domanda è come la gestite questa conoscenza? Bisogna misurare e gestirla. E a livello di intuito, per carità, funziona tutto bene. Io posso fare la cura dimagrante senza... dovrei farla senza bilancia, ma se ho una bilancia mi viene meglio, perché devo misurarli questi effetti. Ecco, mi sono portato il giochino qui perché se no non si vede. Ecco, l'azienda di know-how è un'azienda, è un grafico stupido, però rende l'idea, che bilancia due cose. Un know-how tecnico, cioè so come si fa delle cose, no? Se siano scarpe, vestiti, eccetera. E un know-how gestionale, la comunicazione, la contabilità, l'organizzazione, la gestione dei magazzini. Poi vedremo dove mettiamo gli archivi, probabilmente stanno sia qui che qui. Ora, la differenza che fa nel passato, nell'evoluzione darwiniana, da un artigiano a un'impresa, da un'azienda che ha fatto la storia della moda, è proprio qui. Qualcuno è rimasto qui. È bravissimo, sa fare delle cose benissimo, e è rimasto qui.
quindi cresce su quest'asse. Se non bilancia con queste cose qui, non va da nessuna parte. È ovvio, però voi non avete idea quante aziende, in questa è l'asse della dimensione, quante aziende sono nel tempo collassate. Perché o erano dei ministeri, troppo burocrati, o erano solo creativi, senza mettere a posto i conti, l'organizzazione, eccetera. Se siete qui, vuol dire che voi siete riusciti a superare questa cosa e siete in questa cosa qui. Vi torna, mi fa piacere che vi torni. Allora, adesso il problema però per noi è un altro, cioè dove la mettiamo sto know-how? Dove sta? Cominciava, dov'è la fantasia? Diceva, chi era? Buon Pirandello, mi pare. Capito? Allora, esiste un processo molto semplice, che è quello, il ciclo del knowledge manager, come si gestisce la conoscenza. C'è un ciclo, questo lo riprenderò alla fine, per farvi capire dove giocano gli archivi, dove giocano i giacimenti. Allora, io ho un primo passaggio che devo accumulare o fare emergere delle conoscenze. L'intuizione di qualcuno, quel libro che ci è stato regalato, è pieno di magnifiche intuizioni. E guarda che qualcuno poi vive di rendita su quelle intuizioni, vive, no? Vai al museo qui sotto e ti accorgi, dice, ma scusa, il tempo è passato o non è passato? No? Poi li rivedi, eccetera. L'altra cosa è che se questo rimane nella mente di qualcuno o sul tavolo di qualcuno e non si distribuisce, non è una conoscenza. Quindi il problema critico è come gestisco la distribuzione di questa conoscenza. Come lo faccio diventare patrimonio individuale e patrimonio degli altri? E qui qualche volta c'è la gelosia, no? Siamo le carte strette al petto. L'informazione potere, quindi nell'azienda familiare riesce a condividerla, nell'azienda che non è più familiare, diventa un gruppo magari internazionale, giustamente c'è, come dire, un attimo d'attenzione. La devo condividere con i collaboratori, perché se no queste intuizioni non ce la fanno. Uno degli esempi incredibili, Luca di Montezemolo ha avuto una grande idea, far progettare i Mutero e le Scocche vicino, uno progettava in Inghilterra, l'altro progettava vicino Modena. Questi non si parlavano e quindi c'era qualche problema. Allora, la condivisione di queste cose è fondamentale. La collaborazione, poi usarla sta roba, perché se non la uso non scarica a terra la sua potenza. Lì ho un problema di creare e di innovare e naturalmente rialimento il ciclo. Ora, tutte queste cose voi le fate normalmente, non so, codificate magari così, e se ci pensate siete più forti su alcuni punti, più forti su altri. Però la gestione della conoscenza, quindi già capite dove voglio arrivare, questi archivi dove stanno, a cosa servono, Un altro elemento, qui, questa è la chiave economica, tutti voi fate i bilanci, qualcuno di voi ha dei partners, dei fondi internazionali, eccetera. Pensate che nell'82, presi i bilanci delle aziende, quello che pesava, cioè i mattoni, pesava per il 62%. E solo il 38% era intangibile. Quando ci siamo spostati, questo in tutte le aziende, non sto parlando della moda, per voi era già così all'inizio e si è ancora accentuato, negli anni 2000 l'intangibile è diventato l'85%. Cioè il bilancio non cattura quei valori ai quali noi siamo abituati. Ecco, io ho fatto delle valutazioni per, nel settore della moda, entravano gruppi stranieri, eccetera, se vedevi il bilancio non c'era scritto niente. Cioè i valori che c'erano lì erano falsi, perché il valore è tutto da un'altra parte. E dov'è quest'altra parte? Come si pesa e si misura la creatività, la fiducia, la penetrazione sul mercato, il mito? Quanto vale il mito? Me lo scrivo, lo metto in ammortamento. Sì, noi lo chiamiamo avviamento in parole tecniche, però lì dentro è una composizione di... L'archivio è lì dentro. Cioè, la storia che ho. Ora, il valore aziendale è fatto da due elementi. Scusate, devo far ragioniere per 5 minuti. Il primo è il valore contabile, quello che c'è sul bilancio. Quindi gli assets fisici, gli impianti, questo palazzo, le cose bellissime, eccetera, tutti gli asset finanziari. E poi c'ho tutta una cosa, che è l'altra faccia della luna, che io non misuro, che è il cosiddetto valore intangibile, che è legato alle persone. Vi invito solo per un secondo a pensare come noi contabilizziamo le persone. Solo quelli che lavorano con i piedi sono contabilizzati bene, i calciatori. E sappiamo come vanno queste aziende e quali sono i loro bilanci. Noi contabilizziamo i nostri geni, le nostre persone che creano, come le lampadine e le carte igieniche, al costo. Però diciamo che il nostro valore è lì dentro, è verissimo. E allora dobbiamo pensare di tirarlo fuori con una metrica diversa. Vi torna quello che dico? Oh, peraltro la cosa carina, pensate, io ho un manager bravissimo che lo perdo, la concorrenza gli dà il 30% in più.
Quindi mi pare che ha visto che c'è un valore, poi vedremo cosa compra. E io però contabilizzo qualcosa quando me lo perdo? No. Quindi capite che c'è proprio una parte del valore che io non misuro e non gestisco. Ora, se questo è vero per le aziende, virgolette, industriali, è vero al quadrato, alla terza, per voi che siete proprio da sempre in questo settore. Proviamo a vedere cosa sono queste tre componenti. Sono tre elementi. Vado veloce perché non c'è tempo, però lascio i lucidi agli atti, ma se volete mi invitate un'altra volta e ci raccontiamo un po' di cose su queste cose. Il primo è il capitale strutturale e organizzativo. O voi sempre in un angolino pensate dove stanno questi cavoli di archivi, dove li mettiamo e a cosa possono servire. Capitale strutturale e organizzativo è l'assetto organizzativo, è quello che rimane in azienda alle 5:30 quando la gente se ne va. E lì è importante quanto è strutturato, quanto è stato messo su spartito. L'Ilia dell'Odissea. È passato Battisti, non è passato, è passato Mogol, non è passato Battisti. C'è un sistema per la scrittura, quindi noi lo leggiamo, sappiamo che quella roba era in musica, però non è passata, perché non avevamo un sistema. Allora, questo capitale strutturale, questa organizzazione, questo sapere come si fa un qualche cosa, va in pensione con la pensione delle persone o rimane? Io ho lavorato dentro Monte Edison come consulente, dentro al museo c'erano delle procedure, c'era scritto sopra Montecatini, carina sta cosa. Era Monte Edison da una vita, però le procedure erano quelle della Montecatini e quelle erano rimaste come spartiti di riferimento. Voi capite bene che se io non ho lo spartito non posso avere nemmeno il CD, non sento la musica, non l'arrangio, non la miglioro. E per gente come voi che costantemente lavora con lo specchietto retrovisore affondando le mani sulle radici storiche, l'avete detto, bellissimo, ma allo stesso tempo c'ha il cannocchiale per guardare il futuro, se non c'ha questa doppia cosa non ce la fa a gestirla. L'azienda di know-how al limite sull'informatica può guardare solo, Luciano forse dicono bestemmia, può guardare avanti, guarda i bisogni, ma voi no, voi dovete, è nella tradizione che rinnovate. Quindi capitale strutturale è fondamentale. Anticipo, lì dentro ci sono pezzi di archivi. Perché se io non ho classificato, non ho codificato, è come non averlo. Io ho un quadro di Picasso bellissimo, però ce l'ho al buio e senza luce non lo vedo, non leggo. È la stessa cosa qui. Passata la storia, non ci siamo accorti. Qual è il capitale umano? Il capitale umano sono le persone. È quello che alle 5:30 vanno via. Non rimane niente in azienda. Però loro, quel capitale umano, ha contribuito a costruire il capitale organizzativo. Che l'ha lasciato lì, ha scritto lo spartito, poi se ne va e naturalmente lì è fatto dall'education di queste persone, la sommatoria dei curricula di queste persone, da quanti anni lavorano insieme. Ho sentito una parola che mi è piaciuta moltissimo, lo diceva prima, la squadra, bella questa cosa. C'era l'allenatore del Catania, dice quanto vale l'amalgama, dice compriamola questa amalgama, non si compra l'amalgama, si crea. Ecco, allora quel capitale umano che è fatto di clima aziendale, di armonia, eccetera, di benessere organizzativo, tutta sta roba si misura. Poi c'è il capitale relazionale. Capitale relazionale è su due fronti. Uno è il mercato. Cioè come la gente mi legge, cosa significa? Se sono un mito vuol dire con capitale relazionale forte. Se con quel marchio oggi vendo una scarpa, domani vendo una mostra, Stefania? Vendo una mostra da qualche parte, significa che lì dentro cioè, è diventato, come dire, un marchio di qualità in una certa elite culturale, economica, sociale, eccetera. E come lo gestisco sta cosa? Entra agli archivi lì, e certo sì, quando io ho un museo che mi è visitato da milioni di persone, un sito che è navigato da, e diventa anche quello capitale relazionale. È marketing a costo zero, non so se capite. Ah no, potevo andare avanti con questo. Allora, recuperando, la misurate questa roba voi? Capitale strutturale invece è l'insieme dei processi, il cosiddetto know-how aziendale. Sì, ma dove è scritto? Dove lo vedo? Me lo fai vedere il know-how aziendale? Mi fai vedere il risultato quando vedo vestiti, cose, ma quello che c'è dietro? In un'azienda dove di moda dove lavoravo era fondamentale per loro avere delle maestranze che sapessero lavorare, se le coccolavano come se fossero dei soci quasi, perché era fondamentale per loro. Qualcun altro si è andato a comprare una squadra di calcio per diventare toscano. E se no c'era la barriera, non facevano entrare, lui non sarebbe mai diventato. Quindi lì dentro ci sono i copyright, i brevetti, ho sentito parlare, quanti brevetti ho, quanto l'ho registrati, eccetera. Parentesi, qui ci sono amici che sui musei di impresa la sanno lunga, però voglio dire, quante volte queste cose sono nate con l'esigenza di classificare e capire, sta roba ha un valore anche economico, cioè di cominciare a mettere giù in piedi tutti questi brevetti, catalogarli, perché è un patrimonio che c'hai,
però, come ripeto, non lo contabilizzi, non lo vedi, ma soprattutto non lo gestisci per la formazione, per l'innovazione, eccetera. Il capitale relazionale, dicevo, relazioni con i clienti, i fornitori, l'autorità del marchio, eccetera, eccetera. Allora, queste ve l'ho già dette, le salto velocemente. Il problema grosso, e qui entriamo un po' sul tema dei archivi, è che l'uomo ha una memoria. Le aziende non hanno memoria. Dove sta la memoria dell'azienda? Dentro i computer? Dentro i sistemi informativi? Sono fatti di sommatoria di uomini, quindi per forza di cose dobbiamo dare una memoria all'azienda. È importantissimo. Se l'ha fatto Bill Gates, che è nato l'altro ieri, se l'ha fatto Oracle, che è nato il giorno prima o il giorno dopo, figuratevi voi, no? Che quel patrimonio lì, come ripeto, è un dato che diventa conoscenza, passa attraverso l'informazione e diventa conoscenza. Ora, abbiamo vari tipi di conoscenze in azienda. Una è la conoscenza esplicita, ciò che l'azienda sa di sapere, brevetti, metodologie, prodotti, c'è tutta roba che già è emersa, c'ha un nome e cognome, il bambino è nato, sfila, è in collezione, ce l'ho sulle riviste. Poi c'è una conoscenza tacita, questa è bella, è quella che l'azienda non sa di avere o presume di avere. Sono le competenze, i valori, intuizioni, la capacità, il clima. Sta roba non la vedi ancora, non sfila in passerella. Capite bene che la sfida lì tira fuori la tacita, falla diventare esplicita. Poi c'è una conoscenza che può essere creata, cioè quella che si crea mettendo in connessione queste altre due che ho. Se voi ci pensate è il lavoro che fate tutti i giorni. Però tutto quello che viene fuori è solo la prima. E allora la gestazione di questa roba qui la vogliamo misurare? E dove affonda le radici? Archivi. La conclusione quindi è che il ruolo che gioca i giacimenti artistici documentari nella moda è dove possiamo leggerlo? Sicuramente in testa alle singole aziende, ma sicuramente in testa al settore. Quindi io mi congratulo con questa iniziativa. Voi ci avete un guaio. Tutte le aziende di know-how non giocano a calcio, giocano a tennis, sono tutti individualisti. Voi, ognuno di voi siete qui tutti insieme, però ognuno pensa io sono meglio dell'altro. È giusto che sia così, perché se non c'è questa onnipotenza, non c'è la spinta a innovare. Però avete mai visto le aquile volare in stormo? È riuscito solo una volta a far cantare Pavarotti, José Carreras e Placido Domingo insieme. Quelli non cantano insieme, non fanno coro. Quindi la difficoltà, la sfida che c'è in mano, è che voi non fate coro. Se volete, sì, è difficile. Fate coro solo quando c'è il momento del bisogno. Allora sì, è spintaneo, non è più spontaneo. E invece la forza è qui. Siccome siete aziende ad altro contenuto di intelligenza, ad altro contenuto di creatività, di istruzione, di innovazione, eccetera, voi ce la potete fare. Guardate, i medici che sono della stessa famiglia vostra ce l'hanno fatta, Allora, è una sfida. Vediamo dove entrano questi archivi. Accumulare e emergere, eccolo lì. Io so, adesso sto scrivendo un libro su un po' d'amici qui, a più mani, sui musei d'impresa, e ovviamente ci sono anche quelli d'alta moda, e so benissimo che quando arriva il giovane stilista dice adesso fai un giretto nel museo, ti bagni su questo fiume, capisci quali sono le tradizioni, innova, però senza andare fuori tema. Cioè, nella tradizione, e questo è importante, quindi diventa uno strumento di formazione. Quindi lì sia fai emergere, sia accumula. Condividere, e certo, se è lì, è condivisibile. Oggi può essere un sito, la presentazione che abbiamo visto prima, io quella navigo su un sito e automaticamente la condivido. Oppure vado a visitare un museo e lo condivido. Oppure diventa un museo interno. Ci sono un sacco di materiale che non è usufruibile dall'esterno, ma serve come patrimonio relazionale all'interno della struttura. Cioè per gli addetti lavoro, e non esce questa roba, e non deve uscire. Insomma, voglio dire, lo spionaggio industriale dove sta? Quindi c'è il condividere. Poi c'è l'usarlo, perché sta roba qui, le idee, se non diventano fatti, costano e basta mantenere. Quindi questa cosa si deve scaricare a terra il fatturato, in termini di... Ecco, quindi entra sicuramente qui sopra. Prendiamo l'altro elemento, sull'intangibile. Se il vostro business è sempre più dell'intangibile... e voi non avete un orologio, una bilancia per misurarlo, preghiere e fortuna. A Roma dicono una cosa un po' più pesante, ma botte di fortuna, ecco, mettiamole così. No, serve il fatturato che gira è alto. E qualcuno l'ha detto prima, un diciamo danese, dice questo è un business che dà da mangiare a tante persone. Quindi c'è una doppia responsabilità, quello dell'imprenditore, dell'innovatore, ma anche quello che tutto sommato in un momento di crisi come questa c'è una responsabilità sociale nei confronti di tutta la filiera che c'è dietro.
uno dei libri che ho scritto, ne parlavamo prima un po' di tempo fa, dicevo ci sono gli stakeholder sono i portatori di diritti e di interessi, ma soprattutto di interessi, che girano intorno alla moda, sono tantissimi. E ricordo che dovevo dare una definizione stupida ma immediata di questa cosa e ho preso un'intervista che fece alla radio a un tizio a Termini Imerese che diceva: se qui chiude la Fiat, chiude anche il barbiere. Per ti fa capire l'indotto. Certo, perché se chiude anche il barbiere, lui non ha azioni della Fiat, non è dipendente della Fiat, magari gira con una Renault, però chiude pure lui. Ecco, allora qui c'è una doppia responsabilità, un momento di crisi, di un settore che ha trainato in immagine, ma ha trainato anche in termini economici. Cosa succede su questo passaggio? Pensate un attimo, il capitale strutturale mi diventa capitale umano se mi diventa uno strumento di formazione, se mi diventa uno strumento per andare a ripescare sulle origini, sui dati. Ho visto sul libro una reinterpretazione, era un disegnino, una scarpa bianca e nera carina reinterpretata. Il disegno è vecchio, però magari cambio il materiale, cambio la maniera di farlo, posso fare, qualcuno dice che da Galileo in poi non è che è cambiato tanto. Ecco, però se non hai la radice nella storia non ce la fai. Diventa capitale umano, ma mi diventa anche capitale relazionale, perché una fondazione, un museo è una cosa di questo genere. Cosa ho imparato nei musei d'impresa? C'è un patrimonio organizzativo che consente di riscrivere la storia e trasmetterla al personale e farla diventare patrimonio di tutti. Questo è importante, lo so, per chi sta nei musei, negli archivi, è normale tutto questo. Ma non è normale averlo dentro l'impresa. Supporto di formazione e identità per le nuove generazioni, questo è fondamentale. Fatti un bagno nella storia, nella nostra storia, per capire. Patrimonio relazionale interno e soprattutto esterno quando è aperto al pubblico. Ormai aperto al pubblico voglio dire anche un sito, posso avere anche un museo virtuale, non è quello. Diventa un fondo anche economico, perché se io questa roba la valuto, diventa patrimonio grigio, l'ho messo dentro una fondazione, questa roba ha un valore. L'abbiamo visto con i libri, abbiamo visto con i marchi, abbiamo visto con le collezioni. Abbiamo visto, ogni tanto leggiamo che questa roba va in asta, la lettera piuttosto che il vestito, eccetera. Oh, dico, un valore c'è, un mercato di riferimento c'è. Quindi voi capite bene che se io questo archivio lo faccio diventare un fondo mio, lo trasformo in fondazione, gli metto anche un valore sopra. Cioè faccio emergere un valore economico che fino a quel momento, valore economico, c'era, però non lo vedevo. Lo vedevo solo se si scaricava come brevetto, come royalty, se do l'utilizzo, eccetera. Chiudo dicendo una cosa che secondo me è importantissima. Quando ero consulente con Luciano Scala, ci conosciamo da anni, io ero consulente economico del ministro dei beni culturali. Io sono il fautore di una cosa da un po' d'anni, che non riesco a misurare fino in fondo. Il PIL economico, che misuriamo tutti, quello di Tremonti per capirci, si basa e affonda le radici su un PIL sociale, culturale, che però non misuriamo, o perlomeno quello che abbiamo detto è lì. Allora, voi siete imprese ad alto contenuto culturale e di innovazione. Interpretate o addirittura fate il modello sociale. La gente si veste in maniera diversa e create degli slogan, create degli stilemi di atteggiamento. La storia ha dimostrato, ce l'abbiamo in economia, che in quei distretti industriali dove c'è più cultura di altri, riescano a superare la crisi e rilanciare. Quindi, siccome, e questo l'abbiamo visto a Parma, col caso Parmalat, è rimbalzata la grande perché lì c'è il Verdi con tutta la storia dell'Obe, eccetera. Ecco, questo secondo me è molto importante. Voi avete una doppia responsabilità per voi stessi, per le aziende dove lavorate, ma anche per l'economia. Potreste essere un laboratorio fantastico, non solo per quelle cose meritevoli che state organizzando, ma anche per provare a misurare intanto quel PIL culturale e sociale che c'è all'interno dell'azienda. E poi lo allarghiamo a filiera, a distretto. Grazie della vostra attenzione.